aspettate, aspettate ragazzi, fermi tutti. Fermi tutti. Doppio Ferri! Doppio Ferri! Bene! Fatto anche questa, ottimo. Bene. Buonasera! Buonasera a tutti! Volevo fare un intro diversa questa sera perché così a caso, ecco, non sapevo bene cosa fare. Ciao a tutti! Devi imparare anche tu. Io in realtà sono già capace, ma no, vabbè. Cazzate. Comunque, faccio schifo, come al solito. Mi sta venendo giù il cavo del microfono nel frattempo. No, in realtà è normalissimo. Perfetto. Ah, ma perché... Ah, è tutto incastrato. Devo prendermi, altro che gruppo di continuità, Marco. Mi devo prendere delle cuffie wireless. Da mettermi quando gioco ai giochi belli. Perfetto. Ciao a tutti, ben ritrovati a questa serata di boss, serata di scommesse. E voi direte, su cosa scommettiamo? Adesso vediamo, adesso vediamo. Tanto c'è tempo, così aspettiamo anche che si colleghi la gente, la gente. Allora, anche qui potrebbe essere un buon investimento. Mamma mia, se potrebbe essere un buon investimento, ragazzo. Allora, c'è il Messia in, là, in chat. Quando arriva, bene, perché ha messo un altro fake e dobbiamo parlare di questa cosa. Zaraora Switch ha cominciato a seguire, grande Zaraora Switch, che è il fake. Ciao Vane, come stai? Spero tutto bene. Io sono stanco morto, ma domani è l'ultimo giorno di full time e lunedì inizio il part time e non vedo l'ora. Ok, direi di cominciare subito, dopo poi vi spiego tutta la questione della scommessa. Ciao Aranciata, grazie di essere qua stasera. Ho visto che c'era anche Pietro poco fa che scriveva Gigi a caso. Ok, l'altra sera, no, che cercavo l'uscita, abbiamo finito il colosso, dobbiamo solo fare il boss. L'altra sera, no, che cercavo l'uscita, mi sono ricordato, cioè mi sono dimenticato di una cosa che in realtà è una cazzata, cioè questa. Dov'è? Ah! Perfetto! Frame wireless hai più latenza, dopo non riesci a fare i parry schivate con frame perfect. Vabbè, ma insomma, quanta latenza? Ma poi non hai l'audio, ossia, beh, qua sì, in realtà è l'audio. Ci penseremo. Vabbè, tanto non è che me lo prendo domani, perché facciamo in tempo a finirlo anche sto Zelda. Ma chi cazzo li fa i parry, ragazzi? Non servono a niente. Cito un giocatore scarso. Allora, dobbiamo cucinare. Importantissimo cucinare, perché non c'è rimasto, cioè sì, c'è rimasta sta roba qua, che beh. Le pozioni qua le butterei via, quasi quasi. No, dai. Abbiamo 6 di questi, che ne cucini uno ti recuperi tutta la vita. Abbiamo un sacco di banane. Abbiamo la carne. Abbiamo i tartufi, no? I tartufi del signor Maggi. Dove sono? Tra le altre cose. Non ce li abbiamo. Io ero convinto di averli. Vabbè, comunque abbiamo i durian, vivax, la figax. Allora, i tartufi li vendevano da qualche parte. Li vendevano... sì, là in quel posto... qua. No. Sì, fin terra. Vedi, cioè... comunque... aspetta, vediamo se su Dark Souls non ti serviranno i parry. Comunque su Zelda davvero non servono le lezioni schivate. Ma infatti io apprezzo molto di più le schivate. Però prima o poi dovrò imparare sti cazzo di parry. Per fare un doppio parry! Messia, quando se sei in chat avvisa. Magi di Montecchio! I tartufi! Ma che ridere che fa quel video, ragazzi. Io ogni tanto lo riguardo e rido come la prima volta. Perché... Signora Roberta! Quella puttana è tua figlia, Roberta! Magi! E comincia a fare questi... sempre più spesso. È bellissimo, vi giuro. Certi fenomeni. Beh, come l'intramontabile. Stacca, stacca! Cioè, dai. Bellissimo, bellissimo. Allora, cuciniamo... Tra l'altro mi ha detto che Leo in qualche modo si collegherà. Eccoli qua, il quartufo nero. Signor Magi, tartufo questo, quartufo questo. Sì, non ci serviranno mai tutti. Cioè io conto di essere più bravo dell'altra volta che l'ho fatto. Non sarà così. Però queste frecce bomba. Compro tutto. Quanto costano? Ci sono i saldi. Altre frecce bomba.
ma siamo ricchi. Porca troia. Il messia è tra voi. Allora, messia, benvenuto. Sono contento che tu sia qua. Dobbiamo parlare. Hai fatto un altro fake. Basta fake, ti ho detto. Davvero. Sono inutili, non servono a niente. Lo so che... cioè, immagino che ci sia una buona intenzione dietro, però non è carino avere un account pieno di fake, per cui i prossimi te li banno. Ecco, però grazie di essere qua stasera. Apprezzo il pensiero, ecco. Allora, vendiamo questo e basta, perché non abbiamo un cazzo di altro. E viva la cosa? Ho sentito un'interferenza nella forza. Allora, Marco, vedi se riesci a sentire Leo, se si collega. Digli che abbia... perché so che è in montagna con questo internet limitato, però voleva partecipare alla scommessona e quindi boh. Cioè, mi diceva che si collegava. Siccome non lo vedo ancora, non lo so se si sta ascoltando magari o che cazzo è. Ok, la lua it. Forse hai sbagliato a scrivere. No, no, oh cazzo, questo non va bene. Facciamo così. Accendiamo il fuoco in maniera alternativa. Perfetto, e cuciniamo sta merda. Allora. Non c'era frutto. Frurf. È frurf. Perfetto. Questi qua sono bellissimi. Averlo saputo prima, quando ho giocato per la prima volta, mi sarei risparmiato un sacco di morti extra che questa volta fortunatamente non ho fatto. Perfetto. Comunque, come vi annunciavo l'altra sera, sto impostando il canale YouTube su cui poi verranno ricaricati tutti i gameplay al posto di usare il mio, perché c'è un casino della Madonna su questo canale, c'è tutte le live fondamentalmente, per cui quando sarà ora vi inviterò a iscrivervi in massa. Carrara. Paghi, sei simpatico, che battuta di merda. E ecco, tutto qua. E ah sì, devo prepararmi la chat su Twitch, perché prima mi è saltata la luce per tipo un secondo. Mi sfidano a parlare come l'altra volta nel frattempo. Allora, il bot non funziona bene a quanto pare, perché ha mandato un'anteprima che non si vede, quindi dovrò cambiarlo. Che palle. Vabbè. E però strano che... perché va così di merda? Vabbè. No, dicevo, devo prepararmi la chat. Leo non è ancora tra i viewers. Allora guarda, le scrivo io. Guarda, siamo in streaming 7 ore. Scusatemi se mi fermo un attimo, visto che mi aveva detto che ci teneva. Ciao, se vuoi siamo in streaming, ciao. E mi preparo la chat di Twitch, che non si sa mai, perché prima appunto mi è mancata la corrente per tipo un secondo. Però un secondo basta a spegnere il router e a spegnere il router e a spegnere il router e il computer. Il router e il computer. Adesso i quartufi del signor Magi. Sono quartufi questi? Signor Magi, te li devi infilare nel culo. Signor Magi, quella puttana di tua figlia Roberta. Basta, adesso mi sono incantato su sta roba qua. Ah ok, troiate. Allora, cuciniamo la carne, signor Maggi, con una banana. Quartufo. Sembra un biscotto al tartufo il quartufo. Non è male, eh. Facciamo... banana lama. Banana lama. Banana lama. Signor Potter, hai visto più la mia banana lama? Utile questissimo. Bacca lì. Bacca, boia, utilissimo. Ma entra l'attacco, ok. Mi sa che la scommessa sarà un po' inutile stasera. Adesso l'ho detto, morirò subito, lo so già. Comunque, messia, io non ho capito cosa hai scritto. Sei stato troppo criptico stasera. Se puoi ripetere sarebbe apprezzato, a meno che tu non sia sparito a punire qualche anima. In quel caso capisco.
Allora. Perfetto. Continuiamo, dai. Abbiamo quasi finito. No, ho sbagliato. Bisogna farne 5, altrimenti è inutile. Secondo me, tra l'autore di Telex, ho fumato il giallone prima di lavorare. Ma anche secondo me, sai. Ma pure quelli dei Pokémon non scherzano, perché a volte alcune traduzioni sono veramente incredibili. Cioè, vabbè, tipo fatta col tipo folletto. Vabbè, forse volevano farlo un po' meno da principesse, non lo so. Però alcune veramente dolce sacco di botte. Che non mi ricordo più come era in originale, però ok. E dai, abbiamo finito, direi. Agrigliatona. Perfetto. Allora, vediamo se mi ha detto qualcosa il nostro amico della vita. Cosa volevo fare io? Non mi ricordo più. Anzi, controllare se Leo... No, non l'ha neanche visto. Vabbè, intanto cominciamo. Potrà raggiungerci dopo. Allora, mentre torno là saranno gli stessi, probabile, in realtà non lo so. No, volevo fare un'altra cosa prima, cioè passare di qua a cambiare fare un portacuore, così, per ridere in amicizia, ecco. Ai 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 ai. Io continuo a dire, devo fare una cosa, non mi ricordo più cosa. Porco cane. Continuo a dire, devo fare questo, devo fare quell'altro. Boh. Vabbè. Easy. Alzheimer, ragazzi, è una brutta bestia. Una brutta bestia. Pietro, ci sei? Se ci sei, rispondimi, devo dirti una cosa. Scrivimi in chat. Bene. Se non ci sei, ti picchio. Oh, Pellegrin. Porta cuore. Sis. Ottimo. Ottimo. Perfetto. Adesso vi spiegherò della scommessa, come funziona. Praticamente è in atto questa scommessa qua, che vedete in chat. Cioè, quante volte morirò. Potete puntare, usando il comando punto esclamativo punta, su tre opzioni. L'opzione più, senza l'accento, sta per... Cioè, quindi scrivete punto esclamativo punta più... Per scommettere se morirò più di 3 volte. E poi potete decidere un numero di gigi, da un minimo di 10 a un massimo, mi pare, di 10.000 da scommettere. Potete scommettere usando il comando punto esclamativo punta meno, se scommettete che muoio meno di 3 volte, oppure 3, scritto proprio TRE 3, se morirò più, cioè uguale, proprio 3 volte di fila. Potete scommettere già da ora e non c'è un tempo limite per scommettere. E potete decidere quanto puntare. Quindi, se volete, questo è il momento giusto, perché fra poco comincerò le botte. Ok, intanto mi rivesto. Direi di prendere questa. Di prendere questi. E di prendere... Boh, cos'è che ci porta? Ah, il cappuccio. Il cappuccio da stronzo. Sì, direi di sì. Fornisce protezione. HD, che duro che è. Adesso andiamo al computer Onji. Ciao Salamina. Ascolta, rispiego anche a te come funziona la cosa delle scommesse. Allora, scrivi, anzi lo scrivo io, me lo copio anche, così se arriva qualcun altro. Allora, io adesso vado ad affrontare il boss. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che potrei morire diverse volte, perché questo qua è bello forte.
Di conseguenza, cosa succede? Succede che puoi scommettere con scrivendo in chat punto esclamativo punta più, scritto P-I-U, come vedi lì, che morirò più di tre volte. Punto esclamativo punta meno, come è scritto lì in parola proprio, a più senza accento, meno, se morirò secondo te meno di tre volte, oppure 3 scritto TRE proprio, se morirò tre volte esatte. Questo cosa significa? Significa, anzi, no, cosa vuol dire? Poi puoi scegliere un numero di gigi da puntare, minimo di 10, massimo di 10.000 mi pare, però penso che 10.000 gigi non li abbia nessuno. Abbiamo poca roba in realtà. Prendiamo questo qua con le frecce bomba, che ne abbiamo un fottio. Salviamo così. Oh, vedo che si sta collegando un sacco di gente. Perfetto, ragazzi, siete arrivati al momento giusto. Si comincia con il bot, si comincia con la scommessa. Quindi, se vi va, puntate. No, però devi fare punto esclamativo punta più staccato senza accento. Ad esempio, provo io. Tanto non avrò, ti faccio vedere. Punta più boh. E poi scegli un numero tipo boh, 50. Puoi anche fare niente. Sì, ma io non ho 50 gigi, bot. Io devo già andare comunque. Dai, rimani per la scommessa, boss. Cioè, senza scommessa... Puoi anche non scrivere il numero e ti viene fuori in automatico 10, che è il minimo. Ok, questo è cattivissimo. Io ho fatto strafatica a sconfiggere la prima volta perché è proprio stronzo. Lo so. A farle è una femmina. Ah, perché è un'emanazione di vero? Sì. Devono essere tra 10 e 10.000. Cioè... Cristo santo. Spaventoso! Minchia, cioè, capito? Succede già questo. Cioè, capito di cosa stiamo parlando? È mostruoso. Dieci gigi. Ma dai, ma che taccagni che siete. Prossimo altrimenti. Cioè, io adesso devo... È velocissimo. No, però non è andata bene in realtà. Qua devo... Il trucco è schivarlo. Però... Il problema è che è tipo mega veloce, capito? Oppure spaccargli lo scudo così. Tanto però dopo un po' si riprende. E funziona, fino a un certo punto funziona. Cazzo, merda, dove sono? Aiuto, mamma! Aiuto! Niente, però almeno l'ho schivato. Il pugnale sta per rompersi, vaffanculo, cazzo. Usiamo questa. Boom, boom, boom. Ovviamente non possiamo fermarlo nel tempo, vero? Sì, possiamo, ma durerà un cazzo. Però abbastanza per fargli malino con l'arco. Ok. Ma sapete che potrei farcela al primo colpo? Adesso me la sono guffata, lo so. Oh! Yes, Eroni! Maccheroni! Spada si è già rotta, la spada reale. Ok, rimango senza armi, ho già capito. Oh no. Oh no. Potrei farcela la prima volta, non so se potete cambiare. È una saletta piccola del cazzo. Lo so che è una saletta piccola del cazzo. Porco cane. Lorentino hai scommesso, spero. Aspetta che controllo. Lorentino scommesso. Non vado a vedere se è nata Artica, neanch'io. Allora, Lorentino, ti serve sapere come si scommette? Puoi puntare, punto esclamativo, punta. Puoi scegliere, poi staccato, o la parola 3, o la parola più senza accento, la parola meno, per puntare... Per scommettere se morirò più, meno o tre volte, proprio precise. E poi un numero da 10 a 10.000 per decidere quanti gigi puntare. Poi ovviamente chi vince vince i gigi, chi perde perde i gigi. Allora, minchia. Qua cosa bisognava fare? Ah sì, con la punta. Devi scriverlo in parola, ho detto in parola, ma... Torrentino, cazzo.
Devo picchiarti un giorno. Allora, devo, in teoria devo prenderne uno col magnetone e buttarglielo nel culo, credo. Credo, non so se... Dove cazzo è? Niente. Vediamo se lo pigliamo sto giro. Dove cacchio è? Ok, qua. Sì, ma non... Oh! Oh! Merda. Ok, certo. Sarà Pisellino a salvarci. Ah, è di là adesso, ma porco cane. Scusate se non guardo la chat, ma se no qua moriamo. E io voglio farla di first try. Ehi! E la madonna. Io voglio farla di first try. Perché è una sfida contro me stesso, no? La prima volta ho fallito miseramente 47.000 volte. Dov'è? Sì, ma... Porco cane, non si può giocare in queste condizioni. Non si vede? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è? Fighe? Dov'è? Fighe? Sto offendendo tutti i milanesi in questo momento. Ma porco, il demonio mi ha anche ammazzato. Però non vale perché non sono effettivamente morto. Ma se faccio così e vaffanculo, non si fa niente. Non si fa niente. Come si gioca questo gioco? Dov'è? Con quello scudo riuscirà a respingere tutto. Ho capito, ma allora, ok, forse da qua lo becchiamo. Se non me li distrugge tutti prima. Prendilo! No! Dai, vediamo se... Cerchiamo di... Ok. No, prendiamone uno. Prendiamone uno. Ho detto uno. Ok, ce l'abbiamo. Ma perché non muore? Oh! Ok. Ok, preso, preso! Ah, non ho armi. Prendi per il culo però, Dai. Ah, ok, stava venendo. Ok, adesso ricomincio lo scontro normale. Cazzo. Continua così, ma è una parola per te, sei morta. Cristo santo. Merda. No! Mi ha fatto cadere l'arco. Ah, perché c'è... Ma... Ok, con tutta sta roba da mangiare effettivamente è impossibile che io muoia. Però... Niente. Dai, 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 muori! Oh no! Oh no! Cazzo! Non mi ricordavo più che avrebbe fatto questa cosa. Non ho armi, sì che ho armi. Fanculo a tutti! Voi e le vostre scommesse! Morirei infinite volte! Morirei infinite volte! Che culo che ho avuto! Perché si chiama... Muori bastardone, ce l'hai con me o ce l'hai con lui? Allora, direi di chiudere le scommesse e vediamo chi ha vinto. Più di tre volte, meno di tre volte. Nessuno ha puntato meno di tre volte. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Veramente. Fanculo. Mamma mia, ragazzi. Cioè, grazie della fiducia. Io in realtà avevo votato tre volte con Pier Giovanni Fasulli comunque. Perché neanche io ci credevo. Dove sono i nostri soldi? Li avete persi perché non avete avuto fiducia nelle mie capacità. Ok? Brutti cattivi. Vediamo cosa mi avete scritto di bello. Allora, Gigi, bla 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 bla. Le scommesse svalide sono più o meno tre. Grazie.
Devo scrivere le lettere, sì. Comunque vado a essere su Antartica, non siete epico che cazzo. No, vabbè, chi se ne frega su Antartica, fa cagare. Sto scherzando, non li ascolto. Ma dopo ci ridai i Gigi che perdiamo? No. Perché si chiama scommessa per un motivo. Che devo comprare il pane. Le scommesse varie sono più o meno 3, più, grazie. Ma non puoi scrivere solo più, vabbè. Ma cosa vuoi picchiare? Le scommesse varie sono più... Cioè, Valentino non ce la faceva questa sera, come al solito. Ma non hai messo l'accento. L'ho detto che non ho messo l'accento, Cristo santo! È possibile trovare neanche tutti i comandi... Ah, ok, muori bastardone, notevole. Dove sono i nostri soldi? Ok, ma lol, ridacci i soldi, hai usato i trucchi, fasullone. Questo è ciò che vi meritate per non aver fiducia nelle mie capacità. E prendiamo questo portacuore. E sapete cosa facciamo adesso? Andiamo a prendere la cazzo di spada. Cioè, prima ci vediamo il filmatino del cazzo. Non mi sembra vero di averlo fatto al primo colpo, comunque. Cioè, la prima volta io... Lo sapevi già. Sì, ma ho avuto culo. Cioè, lo ammetto di aver avuto culo, Lo ammetto, ma li hai 13 portacuori? Mi pare di sì. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes. Oh, io ti ho detto, la prima volta ci ho giocato, sono morto, penso, almeno 20 volte, ok? E anche quando avevo capito come combatterci, altre 5 o 6 ne sono morto. No, ho avuto culo sul serio. Lo spirito è libero e mi sono ripresa il colosso sacro Naboris. Così finalmente potrò portare a termine. Scusate. Pietro. L'ho ripetuto quando ti sei collegato, come si fanno le scommesse. E poi ho detto più senza accento. E poi c'è scritto. A che ora passa il pullman? Torniamo a noi. E cioè sostenerti durante la tua battaglia. Ecco, lei ci dà uno dei poteri più belli di tutto il gioco. Non vedo l'ora che arrivi il momento dello scontro finale, quando sarai al castello. Lo hanno cosa? Il mio colosso sacro scaglierà un colpo devastante contro Gano. Oh no, che è successo? Ah, ho un bel regalo per te. Raga. Ci siete? C'è qualcuno? Mi sa che sta droppando abuso. Che cazzo sta succedendo, ragazzi? Che stress! Vediamo se si collega. Dai, bro! Cristo santo!
Ok, dovremmo esserci. Vediamo se riparte qua dal mio bel telefonino. Che palle però. Ok, ci siamo. Ciao, 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 ciao. Allora, faccio una cosa un attimo solo. Allora, riavvio il router perché adesso sono collegato col telefono. Allora, Cristo santo, dai. Eccolo qua. Vediamo se... Ok, ok. Eccoci qua, tornati. Bene. Sì, non so adesso come funzioni la questione, nel senso che sono collegato col 3G del telefono, col 4G, non so come mi vedete, come mi vedete? Beh, cambiamo un attimo schermata. Come mi vedete? Fatemi sapere in chat, per favore. Però sì, è completamente morto internet, completamente a caso. Non capisco perché. Boh. E ecco, insomma, adesso se ho riavviato il router, dopo proverò a ricollegarlo. Però mi sa che sto laggando. Vediamo. Posso scrivere in chat. Ah, Gesù Cristo, che male. No, allora, in realtà non vedo drop. Ma mi sembra che funzioni. Si vede, ok. Allora, adesso io non so se riesco a streamare col 3G, col 4G, boh. C'è questa piccola, piccolissima incognita. Che palle, adesso si sarà collegato. Allora, facciamo così, guardate. Beh, mi tolgo le cose che sono inutili in questo momento. Prendo, mi vedrete le gambine in un gesto. Prendo il Surface e provo a vedere se il wifi funziona. Se si è ricollegato, perché non sto qua a cambiare connessione. Ah, qua segna come se fosse ripartita la live, perfetto. Ma... Allora, per fortuna che OBS mi ha fatto la notifica, OBS scollegato, perché se no era un casino. Era veramente un casino. Perché io non me l'ho neanche accorto. Cioè, ah, qua si è collegato anche lui. Grande, grandissimo. Allora, ciao Leo, ciao Leo. Ti avevo salutato prima, però non si vedeva un cazzo. Perfetto, allora vediamo se mi collego col portatile. Se riesco, cambio al volo connessione. Sembra funzionare. Perché non credo di riuscire a fare Zelda con il 3G, il 4G. Forse anche sì, in realtà. Per non rischiarla, si potrebbe anche fare, però. Che ore sono? No, un'ora e mezza, no. Non ci streamo niente, un'ora e mezza col 3G. No, non funziona però. Ragazzi, non funziona un cazzo. Eh no. Vabbè, allora andiamo avanti così, speriamo che funzioni. Oh! Allora, torniamo a noi. Fatemi un cenno che è rimasto. Che palle, ragazzi, che palle. Allora, cazzo, droppa. No, fratelli. È che droppa sta connessione, fa schifo. Non si carica, rip. Porco il demonio, però. Che cazzo facciamo? Non po- ah, non ti si carica a te o non si carica agli altri? Cioè, fatemi capire questa cosa. Perché se agli altri va,
Andiamo avanti, non puoi vederlo. Lorentino è scritto cenno. Cenno, cosa vuol dire cenno? Perché a me sembra che funzioni. A volte c'ha dei drop, però sai com'è. Collegato dal telefono, purtroppo la vita è una merda. Di là non va un cazzo. Io vedo. Dai, senti, proviamo a vedere come va. Voi tenetemi aggiornati in chat se ci sono dei drop. Io vediamo se riesco a ingrandire questo quadratino qua, no? Vabbè, andiamo avanti così, vediamo se... Ti conferisco il mio potere speciale. La distruttiva furia si vede in qualche modo. Andiamo avanti, oh, senti. Non so quanti giga ho, dovrei averne abbastanza in teoria. Fulmine di Pegasus! No, Leo, mi dispiace che non ti si veda te, però. Tu che la principessa avete patito molto a causa della nostra. Ah, scusa, hai ragione. Ma è così che doveva andare. Stavolta c'hai la ragione. Mi raccomando, fallo sapere anche. Allora, vediamo qua se riusciamo a combinare qualcosa. E poi che deve essere orgogliosa di sé. Prenditi cura della principessa. Vabbè, almeno non lo dico neanche per scherzo, perché sennò se lo dico succede come al solito. Come ieri al lavoro. Ok, speriamo che non mi chiami nessuno, insomma, mancano solo 20 secondi alla fine dell'orario e poi posso staccare. Meno 15 secondi. Drin drin drin. Porca puttana. Sono bianchissimo. Madonna. Diventerò cieco. Ma così. Anzi. Un cazzo. Ok, adesso sono nerissimo però. Ok. Vabbè, insomma, problemi tecnici prima o poi dovevano capitare, non poteva andare bene tutto per sempre. Grande cammellone. Nel frattempo io continuo a provare a vedere se si collega. Portatile. Sì, ragazzi, sono in mutande, c'è un caldo terribile. Perfetto. Rimetterci la cutscene. Mia connessione zaguardo. Ma sembrerebbe collegato adesso però. Vediamo. No, è sega. Perché? Why you do this, my friend? Dobbiamo connetterci a Giorgio Vanni. Sì, ho dei nomi stranissimi per il wifi. Non collega neanche, guarda. La saggia da sempre celebrata nelle leggende Gerudo. Sai, Naboris, il tuo nome è un omaggio. Che carino. Anche tu fai parte delle Gerudo a tutti gli effetti. Ah, Gerudo, sono stupido. 100 anni fa fummo sopraffatti fin troppo facilmente da quel mostro. Ma questa volta le cose andranno in modo diverso. La calamità Gan. C'è chi crede che io magari ci sono dei problemi con Fastweb. Anche prima che era stato tutto. Io e te lo affronteremo insieme senza timore. Ma che addominali scolpiti che c'ho. Del nostro onore. Sì, ma io dopo come lo guardo Netflix, cazzo. Devi tenere bene sotto mira Gan. Quando Link lo affronterà, facciamo uno speed test. Addosso un colpo devastante. Lo sai? Non vedo l'ora che arrivi quel momento. Pido testo. Meno male che ho 50 giga sul telefono, ragazzi, perché sennò li uso a fatica. Allora, un ping di 110, benissimo.
Ti vedo a scatti. Ragazzi, mi vedete tutti a scatti o solo lei? Adesso meglio. Adesso dropperà. Ok, allora c'è 23 in download e 11 in upload. Non è male. Il problema è che è una connessione mobile che fa cagare la merda. Allora, torniamo a noi. Bloccato ancora, sì, però quello l'ho visto arrivare. Allora, il problema cos'è? Che sono collegato con cioè, col telefono. Ma adesso va ancora a scatti? O funziona bene? Perché prima ha droppato per un po'. Il problema è che sono collegato con la connessione del telefono. Di conseguenza, la connessione, il wifi non va. Non so perché non funzioni. Di conseguenza, l'unica cosa che si può fare è questa. Cioè, al momento mi dispiace perché tanta gente giustamente si è scollegata. Però succede, ragazzi. Non ci si può fare niente. Voglio controllare una cosa. Adesso sembrerebbe andare. Sì, sicuramente c'erano altri drop. Perché, figurati. Vediamo se. Mi ha diviso in due la live, tra l'altro. Che palle. Vabbè. Allora. Vabbè, tranqui. Bene. Sembrerebbe un po' meglio. Ok, voi avvisatemi se vedete cose scattose. E andiamo avanti, direi. Perfetto, abbiamo vinto la furia di Urbosa. Quindi, Link. Grazie per aver recuperato tutti i colossi sacri e liberato gli spiriti dei campioni. Prego. Ora staranno aspettando il momento della tua battaglia contro Ganon al castello di Hyrule. E poi, anche io ti aspetto. Perfetto. Oh no. Anzi, sì. It's happening. Sono andato a fare il live quiz. Live quiz da che? Mi racconti? La notte della luna rossa è tornata. Va bene. La luna nera. Pam 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 pam. Allora, cosa volevo fare? Volevo cambiarmi questi vestiti perché dobbiamo entrare in città. In the city. In the city. Quindi, tra l'altro è bellissimo perché ci vestiamo da donne esattamente davanti a loro, ma nessuno si accorge di un cazzo di niente. Grande così. Ottimo lavoro. Prendiamo questo e l'arco lo togliamo. Tipo un quizzone live, ma non mi hai detto tantissimo, cioè immaginavo fosse un quizzone live. Se fai tutto giusto vinci soldi veri. Ah, forse è quello che faceva il mio collega ogni tanto. Ma c'è una domanda. È quello che c'è una domanda al giorno. E bla 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 bla. Comunque, dai, 2,6% di drop. Non è male. Peccato che abbia dovuto far ripartire la live. Quanto mi gira il cazzo. Vabbè. Sono tramutato in buoni Amazon. E quando è che vinci i soldi di preciso? Nel senso, Allora, io volevo andare prima di andare nella foresta a prendere. Ammazzare il mostro dei soldoni. Quando è che comunque prendi i cash? Se fai tutto giusto, sì, ma quando finisce? C'è una fine di questo quiz o è infinito? E solo una persona vince il cash. Su. E se sbagli una sei già fuori dai giochi. Non è molto chiaro questa cosa. E se hai una domanda al giorno, quelle dei giorni prima le puoi recuperare. O. Sì, in effetti siamo mezzi nudi sulle montagne. Quelle dei giorni prima le puoi recuperare o no? Hai 12 domande al giorno o in tutto? Diverse ogni giorno. Ah, ok. Dov'è il nostro amico Fritz? Giù per di là. Perfetto, siamo giusti. Dove
tu andare direttamente laggiù. Noi siamo... Forse se ci possiamo trovare vicino ci incula quello lì. Ok, comunque abbiamo fatto tutti i quattro colossi, che è un'ottima cosa. Ora, vabbè, facciamo fuori questo qua. Non fai le vocine, de chi? Vuoi che ti doppio così? Vuoi, questa è la nuova voce di Somina. Rocky Chef 92, sono io, un piacere. Cosa c'è là sopra? Oh mio Dio. Era una stella cometa. C'era una... Che palle, mi devo svegliare prestissimo, sorella. Io da lunedì ricomincio a svegliarmi tutti i giorni alle 5 e mezza. Per scelta, chiaro, però... Alla fine devo... Però sì, è una rottura di palle. Comunque, dicevo, adesso... Vabbè, facciamo fuori questo qua. Poi andiamo... A prendere la nostra bellissima spadona. Incredibile. Poi... Aspettiamo che si ricarichi. Arriva il Franco col pane. Il grande Franco. Col grande Franco col pane. Poi io direi di andare a cercare tutti i vari ricordi. Drop permettendo. Ma sembra... Non la voglio gufare. Perché chiaramente adesso la guferò. Sembra che stia andando... Non lo dico. Sto scherzando. Ok. Ehi tu. Saresti buono cotto. Ed era proprio buono. Ehi voi, sareste buoni cotti. Mi sento un terrorista. A tutti gli amici della CIA che stanno guardando questa live, non sono davvero un terrorista. Ho detto mi sento un terrorista. Impariamo a fare delle distinzioni. Comunque ho trovato un metodo infallibile per parcheggiare ovunque senza ricevere multe. Preparateci. Cioè, infallibile, vi serve una multa già fatta. Se avete un amico carabiniere poliziotto, meglio. Se no ve ne fate dare una e ve la tenete per sempre. E ve la mettete già sul vostro parabrezza, così nessuno vi romperà il cazzo. Pac, insegnaci a vivere. Ho fallito, sono un coglione. Beh, io avevo un amico effettivamente che... No, l'arco a doppio tiro si è rotto, non mi dire queste cose. Che girava con la multa dell'autobus. Perché così... Cioè, no, ma me l'hanno appena fatta. Ah, ok, scusa. Dai! Sei sul cazzo. Ah, ma questo è allo zoom ottico dell'iPhone. Non mi piace mica. Come truffare lo Stato e metodo di insegnamento del punk, questa live verrà bannata. Issa! Oh, Issa! Ah, sì, il potere di Urbosa, usiamolo a questo punto. Oh, le. Però, è stato un bel finale. Dove faccio uno screenshot? Mi scappa la pipì. Pisse tembraghe. Pietra focaia. Oh, Zaffiro. Opale, pietra focaia. Opale, 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 opale. Opale! Oppale, mio fratello non esce dal bagno. Vabbè, che ci devo fare? Scusi, signora Alce? Ma porco il demonio. Mi piace troppo ammazzare, bombardate la gente. Se, agenti della CIA che state guardando questo live, intendo nei videogiochi. Comunque, sei Tomagna, niente, ma vado al campo scuola che lavoro, magari, sorella, magari. Andiamo a cercare la stella cadente che era caduta prima. Non ho mangiato. Ho mangiato. Cioè mangio dopo. Non so cosa mangerò. No, andiamo il 24 e il 25 agosto, che è un sabato e domenica, al mare. Tutti insieme appassionatamente. Paghiamo 40 euro e 1000 euro di pullman li paga la parrocchia. Oh yes. Ho scattato. Ho sentito qualcosa scattare. No dai, non sono stati altri drop. Sì, non lo troverò mai la stella cadente che era caduta prima, vero? Anche perché non ho sognato dove era andata. Per cui ciaone. Ciaone! Cos'è quel coso? Un rinoceronto? Un rinoceronto? Minchia. Allora, io direi... Facciamo... Andiamo a prendere la spada. Nel bosco. Facciamo le torri che ci rimangono.
Quindi andiamo molto tranquilli in questa live. Così, se anche stiamo organizzando il Mac per sabato, ma sabato prox sabato 20 o sabato, perché questo sabato qua ci sarebbe la Forever Young e ci sono i panini unti, ma proprio unti unti. Se sei di Negrar e ami festeggiare, passa la Forever Young di Negrar. Non ci sono i soci statali, purtroppo. Mi sa 28. Ok, beh, vediamo. Vi faremo sapere. E questo sabato cosa fate? Sushi a Sanjo. Ah, ok, quello che mi dicevi. Tommy Sushi 27. Sì, vabbè, tranquillo. Cosa volevo dire? Ah, è il momento della spada. Ci siamo. Mettiamo via tutte queste robe qua che non ci servono. Arriviamo vestiti bene ed eleganti per la nostra spada. Togliamo i vestiti pesanti che non ci servono. Metti via. Metti via. E metti via. Perfetto, siamo pronti per il momento più epico. Fusushi, ma Fusushi è quello dove ero andato io, perché non mi aveva entusiasmato. Comunque siamo a cena, che palle. Fusushi è quello che c'è vicino al peperone. Viene il Nuz alla Forever? Sì, certo, ovvio, ovvio. Cioè il Nuz credo che sia rimasto nell'ambito parrocchiale solo per la Forever. Per spinar birra. E poi Nanna. Ok. Signori, ci siamo. Il momento più epico. Cioè più epico, vediamo quanto è epico. Quante volte rischieremo di morire? Nessuna, perché 13 cuori è il numero giusto. Vai. Tirala fuori. Oh sì. Tirala fuori. Oh. Oh Issa. Ecco, perfetto. Stava a fare come i vecchietti. Oh Issa. Io penso che farò un salto alla Forever. Non so se sabato sera o domenica. Ecco, va, perfetto, ottimo, ho rotto i Joy-Con. Grande. Attendi pazientemente. Hai ragione. Anche se il lungo sonno gli ha offuscato la memoria. Sono certa che un giorno, prima o poi, tornerà da te. Sacerdotessa reale di Irune, che cosa hai intenzione di fare? Zelda uguale Simula. Sono il legittimo sovrano d'Inghilterra. La spada suprema mi ha aperto gli occhi. Sento che c'è ancora qualcosa. Qualcosa che io posso fare. Sei diventata forte, sacerdotessa. Grande albero d'eco. Ti prego. Quando lui verrà qui, potresti... Ha trovato la Zelda. No, ma è un ricordo questo. Perché io... No, ascolta. Le parole che hai in serbo per lui non dovrebbero forse germogliare dalle tue labbra? Mi sembra che vada tutto bene, comunque. Sì. C'è il ricordo di lei che lascia la spada nel bosco De Grogu. Chiunque sterrà questa spada sarà il nuovo re d'Inghilterra. È Mago Merlino in realtà lei. Zelda Merlino. Che bello. Che bello. Finalmente non rischiamo più di rimanere senza armi. Perché questa spada qua? Sì, dopo un po' si scarica al posto di distruggerti. Perché è una spada unica. È perso il fodero come per magia. Ah, guardate che contento che... Ciò che hai appena visto accadde proprio qui 100 anni fa. Harry Potter. Quando la spada fu separata da te,
Fu la sacerdotessa reale di Irule a portarla qui alle mie radici, dove è rimasta al sicuro fino a oggi. Quella fanciulla continua a lottare nel castello di Irule stagione dopo stagione. Stagione! La sua forza è la fiducia nel tuo ritorno. Il suo bel sorriso. Quanto vorrei rivederlo fiorire sul suo volto. Che carino. Allora, cioè, parliamone di questa cosa. La leggendaria spada, anzi, spada suprema! Perfetto. La leggendaria spada che... Perché ti diamo il benvenuto alla chat room? Mi ero scollegato. Ok. La leggendaria spada che esorcizza il male, la sua lama splendente alberga un potere sacro, capace di respingere la calamità. Si lascia brandire solo da un vero eroe. O da un signore eroe. Vi ricordo che io sono il signore eroe. Se aveva detto il ragazzino. E toglie 30. Ma quando siamo vicino alla calamità, toglie 60. Non si distrugge ma si scarica. Il che è una cosa... Questa spada... Porta il nome di Spada Suprema. Se usata contro la calamità Harry Potter o le creature contaminate dal suo male, la Spada Suprema si illumina di luce divina. È in tali frangenti che si manifesta il vero potere della spada. Ma non farci troppo affidamento. Se la usi vanamente, essa diventerà via via sempre più debole, fino a divenire inutilizzabile. È la scusa che hanno usato per dire: ehi, non si distrugge ma si scarica. In tal caso dovrai aspettare che la spada recuperi le proprie facoltà. È una spada, minchia. Puoi sconfiggere Ganon, è pericoloso affidarci solamente alla potenzialità della spada. Perché appunto. Per essere assolutamente certo della vittoria, dovrai infatti liberare anche i 4 colossi sangue. Grazie. Sempre sul pezzo. Perfetto! Oh yes! Oh yes, Roni! Ma che... Ho sbagliato tasto. Woohoo! Yeah! Bene, come sprecare l'arma. Ok, ok, ok. Ma sono contentissimo di questa cosa. Finalmente abbiamo un'arma seria. Usa il potere per farmi spawnare un'altra, ti prego. Potere! Funzionato? Fammi sapere se funziona. Ok. Adesso possiamo rivestirci, visto che il momento magico si è... Ovviamente, anzi, ho un'idea. E stiamo così, basta. Direi che la tenuta da grigliata è la cosa migliore che possiamo usare. Allora, io direi di andare... Vabbè, salviamo intanto, chiaramente. Andiamo a fare le torri che ci mancano. Ce ne manca una qua, ma questa è tipo la più difficile, quindi la facciamo anche dopo. Andiamo... Qua. Direi. Ah, ma io devo fare... Devo andare da salutare la... Ma che palle. Non ho finito la quest. Ok. Che palle. Ho una fame che non vi immaginate, ragazzi. Guardate, meno male che sabato, lunedì inizia il part time. Così sono contento. Volevo vedere una cosa qua, se... Magari si usa meno il 3G. Si usa il 3G il meno possibile. È un'ottima idea o no? Ah, giustamente è ripartito il canale. Vediamo se stavolta ha mandato le immagini. No, non manda le immagini. Perfetto, allora. Prescelto. Ehi, dimmi. Tu, eroe chiamato Link. Anzi, c'è una voce. Tu, eroe chiamato Link. Il momento è giunto. Ti attende un'ardua sfida. Dove ti sei ricongiunto con la Spada Suprema? Nel bosco dei Korogu? Là, il grande albero Deku ti presenterà una nuova gloriosa prova. La prova della spada. Perfetto. Sì, e appunto quella che, di cui parlavo, che farei prima di cosa cazzo. Cosa è successo, ragazzi? È successo qualcosa? Dicevo, è la prova, quello che dicevamo prima, no? La prova della spada, cioè...
per potenziare la spada. Merry Christmas, auguri. E... ora, quindi io la farei prima di andare ad affrontare. Io farei tutto prima di andare ad affrontare Ganon. Io Ganon veramente lo terrei come ultimissima cosa. Che cioè, proprio conclusivo di tutta questa cosa qua. A parte i sacrari e i semi che non farò mai. E vabbè, le missioni secondarie, ragazzi. A nessuno importa delle seconde missionari. Cosa? Allora. Non capisco se c'è il problema che dai i numeri. Ma veramente, ragazzi, io non so. Purtroppo stasera va così. Che ci vogliamo fare? Stracotto d'asino. Buono. Madonna, che fame, ragazzi. Ok, ok, ok. Sei tornato, cioè. Mi fa piacere vedere che stai bene, figa. No, aspetta. Davvero. Oh. Ma Boris. Adesso è tornato alla sua posizione originaria e la tempesta di sabbia è svanita. Sono ancora preoccupata per la grande calamità, ma almeno il nostro popolo non dovrà più tenere... Ma Boris. Cioè. Oh, sì, Armi. Questo è un regalo che voglio darti per il tuo aiuto. Ti prego di accettarlo, cioè. Questi inestimabili pezzi di armatura che furono indossati dalla sacra Urbosa sono reliquie sacre per il nostro popolo. Tu e Urbosa eravate amici che tempo in tempo, perciò voglio che li custodisca tu. Che li hai potenziati i vestiti? Qualcosina sì, ma non ci siamo mai soffermati più di tanto. Io voglio questo però. Giù le mani dall'elmo del tuono! Anche se sei tu, non posso lasciarti toccare liberamente il nostro tesoro. Calmati, Biulla. Ma sembri una donna. Ma sono vestito da donna. Dov'eri le altre lei? Pastisala del cavallo. Tu e questo elmo, sì. Capisco, ma per quanto il nostro popolo ti sia debitore, non te lo possiamo dare. Però, dal momento che abbiamo un nemico comune... Lo stesso nemico che affronta Urbosa. Se lo desideri veramente, allora forse te lo possiamo prestare. Messi ti dice di darglielo mio papà castigatore di anime infedele. Grande messia. Sono andato a vedere altre live. Sei vergognosa. C'era Tomb Raider in tedesco. Vai, prestamelo. Quest'elmo ci viene del nostro popolo, quindi se lo vuoi devi conquistare la mia figlia. Ma come? Ascolta, ah, dobbiamo fare le missioncine per la gente, ok, tranqui. Sappiamo già quanto si prova a combattere, ma la forza non basta per risolvere i problemi del popolo. Va bene, prendiamo intanto la droga qua dietro. Scimitarra dei tesori! Perfetto. Scudo dei tesori! Vacca lì, fortissimo questo scudo. Però non lo useremo, se non lo consumiamo, poverino. Adesso però vado a vedere tra poco. Ma dai, ma che sfigata sei! Ma Cristo santo! Facciamoci... Anzi, dicevamo. Adesso io farei le altre torri che ci mancano. Così per fare una roba molto easy e tranquilla in caso dovesse succedere il peggio di nuovo. Maledetta connessione del cazzo. E poi cerco di capire come mai Fasto mi sta tradendo per la prima volta in tutti questi anni. Anni, mesi, perché in realtà è da marzo che ce l'ho, marzo-aprile, giù di lì. Apra fuoco! Grazie Salamina, ci vediamo dopo. Però vaffanculo. Comunque io direi andiamo a fare le torri. Vediamo quanto ci mettiamo a farle tutte, secondo me arriviamo a fine live. Poi la prossima volta farei... Grazie Red Tom 623. Grazie mille. Sono contento che tu sia qui con noi a divertirti. Se ti va un'avventura nuova sarà. Spero che tu ti stia divertendo perlomeno, ecco. Allora, dicevo, facciamo le torri, vediamo quanto ci mettiamo. Poi direi di cercare i vari ricordi. Ah, eccola là, perfetto. Facciamo i vari ricordi. E potremmo fare dopo i ricordi o la prova della spada o la ballata dei campioni.
E poi andiamo a fottere Ganon nel culo. Direi che quello lo teniamo, dicevo, come ultima cosa conclusiva della finale, della live finale. Salve a tutti, ciao Red. Cioè, ti chiamo Red o preferisci Tom o preferisci Red Tom 63? Raccontami, come sei arrivato fin qua? Da dove vieni? Ci conosciamo già, magari. Magari sì, in realtà. Sei stato raggiunto dal mio spam su Instagram. Come vuoi. Ok, ti chiamo Red, è figo. Ti chiamerò Red. Bam! La spada suprema è stata creata proprio per ammazzare le volpi. Allora, dicevamo tenuta da battaglia, quindi bandana da grigliata e pantaloni grezzi. E magari togliamo questo top che fa cagare. Perfetto, adesso siamo pronti per affrontare mille avventure. E vabbè, adesso che siamo un po' collegati, voglio ricordare intanto che ringrazio tutti per chi ha followato e soprattutto chi ha subbato. Ricordo che se avete Amazon Prime potete fare la sub gratuita, che è un abbonamento con cui sostenete me, sostenete il canale, tutte quante le iniziative del mondo, cioè perché mi arriva comunque una piccola parte di cash. E sostenendo il canale potete saltare My Bit minimo 10, non mi ricordo quanti ne ho messi o se ne ho messi. No, non ci conosciamo, sono arrivato su questa live, dovevo capire meglio questo gioco. Ok, se hai domande, volentieri. E Ranciata, ti rispondo subito. Devo solo trovare le impostazioni. Dovrebbe essere qua, affiliato. Allora, numero minimo di emoticon bit 10, numero minimo di bit per fare il tifo 50. Senti, metto 10, che cazzo me ne frega. 5010 no. E... appunto, dicevo comunque che con la sub, madonna, mi sta andando fuori controllo tutto, ragazzi. Cosa sta succedendo? Con la sub, l'abbonamento, potete intanto entrare nel gruppo di Telegram super esclusivo segreto, in cui appena siamo un po' di più cominciamo a spammare meme, brutte cose, bla bla bla. Però ogni tanto qualche chiacchieratina si fa. Tipo io che, oh no, è vero che piove, che schifo. Tipo io che prima mi lamentavo che mi è saltata la corrente e sapevo che sarebbe successo qualcosa. E poi, e vabbè, sarete immuni alle pubblicità. Cos'altro? Guadagnerete 250 gigi, cioè la valuta del canale, e li guadagnerete man mano che guardate. Se ne guadagnerebbero 10 per 10 minuti, ne guadagnerete il triplo. Al momento potrebbe variare questa cosa. In futuro farò gli stemmi personalizzati, le varie emoticon e aggiungerò sicuramente roba. E Red, dicevo, se vuoi chiedimi pure qualsiasi cosa su Zelda. Io, insomma, l'ho già giocato questo gioco, per cui volentieri. Per farti un mini riassunto, abbiamo sconfitto tutti e quattro i colossi e ci rimane qualcosina da fare. Adesso stiamo andando a fare tutte le torri. Abbiamo appena tirato su anche la spada che esorcizza il mare, la Master Sword. E al momento sono collegato col 3G del telefono, perché mi è saltato Fastweb. Detto questo, basta. Fanculo a tutti. Grazie. Cioè, se volete sostenere. Ah, e con la sub potete. No, anche senza in realtà. Trovate il link per donare in descrizione. E se volete potete donare i bizzini in chat. Così a caso. Se vi va. Se avete voglia di sostenere, chiaramente. Per me è già un sostegno molto grande che siate qua stasera. Allora. Mamma mia che bella la spada suprema, ragazzi. Allora, qua mi sa che c'è un po' di gente brutta. Tanto prima o poi dovremo recuperare anche il nostro amico Pisellino. Il nostro bel cavallo Pisellino. Ehi, 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 non c'è nessuno qua dietro, eh. Scherzetto! Oh! Ehi, tu! Prendiamo questo e... sono un coglione. Fantastico, fantastico. E la borsa... oh, adesso possiamo volare in alto. No, non possiamo più. Ok. Ok. Adesso vi faccio il culo a tutti. Ah, ma si è chiuso... no, si è disconnesso...
L'amico Fritz qua, no, devo riavviarlo. È sparito Pachicino, bot. E come facciamo adesso? Aspè, ground control. Ok, bene, perfetto. E dicevo, adesso dovrebbe ritornare, vediamo, proviamo a fare un comando. Ah, vabbè, poi sì, se vi va, qua ci sono, trovate il mio canale Telegram. Se volete entrare a vedere le news del momento. Ok, è tornato Pachicino, bot. Sì, io in realtà volevo solo provare questo. Ah, e mentre affrontiamo tutti questi stronzi, vi ricordo che da lunedì non solo inizieremo una nuova serie, quindi Pokémon Nero, quindi se vi va siete ben accetti tutti quanti. Minchia! Ma e quella lì sarà morto, sarà morto. Allora, vabbè, dai, non sono morto prima contro il boss. Ci sta, ci sta. 51. Ricordo sempre che era arrivato 50, dovevo fare una penitenza, per cui c'è sempre tempo per decidere. E detto questo, da lunedì cambierà tutta la programmazione. Aumenteranno cose, succederanno cose. Quindi, lunedì e mercoledì ci saranno Pokémon Nero, live di Pokémon Nero dalle ore 18 alle ore 20. Martedì e giovedì si continua su Zelda dalle ore 20 alle ore 22, non più 20 e 30, 22 e 30 perché comincio il part time, quindi arrivo a casa prima, però mi devo alzare alle 5 e mezza di mattina e non è bello. Detto questo, il venerdì, adesso usciva il mercoledì, per gli interessati, io sono un cantante, per cui pubblico, le ultime 2 settimane ho avuto problemi di voce, ma pubblico delle cover settimanalmente, a volte a tema videogiochi, anime, serie TV, a volte anche completamente a caso, e le pubblico su YouTube e su Instagram TV. Trovate tutti i social del caso, nel caso, in descrizione, ma che cazzo volete? Scrivete punto esclamativo social per avere un link. E verrà spostata al venerdì, vediamo che ora, adesso può alle 5 probabilmente, cazzo me ne frega. Ecco, basta, poi sto lavorando ad altri contenuti nuovi ed esclusivi. Boh, sto pensando a cosa fare, mi piacerebbe fare finalmente qualcosina anche su YouTube. Qual è la differenza tra questo Zelda e gli altri? Allora, il mio problema, caro amico, è che io di agli altri Zelda li ho giocati gran poco. Questo è stato il primo che ho giocato seriamente, per cui ti direi che credo che una differenza grossa da quello che ho potuto evincere guardando video e cose così, sta nel fatto che qua, a parte che è un open world gigante, e non è ben definito se è un sequel, un prequel, che cazzo è, boh, è molto a sé stante da questo punto di vista, però c'è un casino con la storyline di Zelda che non puoi capire. Un giorno magari si fa un video per spiegarla, anche se ce ne sono già migliaia. Quale armi si rompono? Io credo che negli altri Zelda, correggetemi se sbaglio, se siete più esperti di me, ci fossero delle armi fisse, cioè la spada suprema, lo scudo, bla bla bla, mimimi, mimimi. Qua le armi le troviamo in giro e soprattutto si rompono. Di conseguenza, anche la spada suprema non è che si rompa, però si scarica. È una cosa che specialmente all'inizio ti mette molto in difficoltà, perché all'inizio le prime armi che trovi sono dei rami e un'ascia. Ok, un'accetta da boscaiolo, e si rompono subito, non sono per niente resistenti, fanno fondamentalmente cagare. Poi man mano che vai avanti nel gioco trovi le armi fighe, trovi i posti, capisci anche un po' più come funziona, i respawn, ogni quanto avvengono, dove trovare le armi, che avventura, cosa hai fatto? E tutte queste cose qua. Per cui è una caratteristica che all'inizio mi stava veramente sulle palle. Poi piano piano ti dirò che ho cominciato ad apprezzarla, perché comunque impari ad usare armi diverse. Io sono uno da spada veloce, ok, ma se proprio lo scudo. A me la cosa che fa più impazzire è la doppia spada. Purtroppo in Zelda non si può usare. E qua questo gioco ti costringe a usare altri tipi di armi, perché se rimani senza armi a una mano, devi per forza utilizzare le armi a due mani, che sono chiaramente più forti ma più lente. E le lance, io ho scoperto che amo le lance, cioè sono velocissime e ti tengono a distanza gli altri, è bellissimo.
Però. Ah, qua siamo vicino alla calamità perché la spada, la lama brillava. No, non è vero. Vediamo. No, non brillava. Oggi ho giocato con Ocarina of Time, di solito le armi non si rompono. Esatto, penso che siano proprio fisse. Questa è una novità che, sì, io all'inizio personalmente ho odiato. Specialmente, cazzo, trovi l'arma figa e dopo un po' ti si rompe. Che palle. Però, ti dico, ho imparato ad apprezzarla. Chiaramente ci sono dei momenti. Ho trovato un italiano che stava giocando a Tomb Raider e abbiamo fatto amicizia grande. Quanti spettatori avevo? Tranne una spada che si spezzava dopo pochi colpi, ok. Solo che immagino che quando trovi la spada, la Master Sword, poi eri a posto per la vita, nel senso. Dovrei recuperarmeli, potrei portarli in live. 8 bubi. Beh, dai. Spammagli il canale. Vai là, ma c'è un mio amico che gioca a Zelda che è più bravo di te a giocare a Tomb Raider. Ma è vero. Ma senti, quando prova a dirmi il link, a mandarmi in privato il nickname, che dopo in caso lo streamiamo, ce lo stiamo. Carino. Se rimane in live dopo di noi. Comunque sì, io ho avuto per molto tempo un rapporto di amore e odio con questa meccanica. Non me lo ricordo già più. Ma l'hai followato? C'è stato un drop? Quando? Che palle. Vabbè. Però il pro di tutto questo è che la registrazione che sto facendo, perché registro e streamo insieme, sta andando avanti da sola. Cioè sta andando avanti ininterrotta, per cui quella che ricarico sarà. Ci saranno anche i fuori scena. Ok, ricarico questa dopo. Geniale. Cancello. No, vabbè, live le lascio. La ricarico su YouTube, dai. Devo ricordarmi. Ho fatto lo screen al ragazzamento che mi ha fatto quando l'ho seguito. Che carina. Ma come lo screen? Ma scusa, non te l'ha detto a voce? Come fai a fare lo screen? Te o ok. La mappa dell'area è stata aggiunta. Te lo mando, ok. Ah, bene, 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 bene. Dopo guardo, dai. Perfetto. Ci mancano, in teoria, due torri. Questa qua e questa qua che c'era veramente complicata da raggiungere. L'altra invece non dovrebbe esserlo più di tanto. Dov'è? Beh, facciamo così. Ah, c'è un sacrario, spippoliamolo. Ah, c'è uno stallaggio, che bello. Allora andiamo lì adesso come prossima meta. Ok, 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 non c'è niente in giro, perfetto, andiamo là allora. Adesso mi faccio la doccia. Portami con te in doccia. Ah, c'è la torre dei tropici. Tropical Tower, ti lascio acceso, che carina, grazie. Il turbine di Revali è pronto. Va bene. Eccoci qua. Perfetto. Comunque, Red, se vuoi ti spiego la meccanica dei Gigi. Cosa sono i Gigi, praticamente. Ogni 10 minuti di live che guardi guadagni 10 Gigi, che sono una tipo una valuta virtuale del canale. E ne hai guadagnati 50 facendo il follow. Poi ci sono altri metodi per guadagnarlo. E non so parlare, amici, aiuto. I'm a terrorist. Amici della CIA. Come al solito, è uno scherzo. E dicevo, ci sono altri modi di guadagnarli. Che se fai punto esclamativo leaderboard. Anzi, te lo faccio io così puoi vederlo. Lì dovresti vedere. E così facendo, questi Gigi si possono usare intanto per giochi. Giochi d'azzardo, come lo scommetterli con gli altri utenti. Quando io faccio una scommessa
cioè indico una scommessa, si possono puntare e vincere quelli degli altri, oppure tipo fare punto esclamativo slot per giocarti delle slot. In futuro preparerò altre attività da fare con questi Gigi, per cui ecco, insomma, c'è gente che se li sta accumulando, c'è gente che lascia il computer acceso per tipo uno dei miei mod per guadagnarli. Adesso sì, ho avuto poco tempo fino adesso perché fino a domani lavorerò full time, per cui ho, insomma, però come dicevo poco fa, da lunedì si va part time e da lunedì si aumentano anche le live e avrò più tempo comunque per controllare tutto. Facciamo questo sacrario di Cacomaca, che non c'è scritto caco ovviamente, però faceva ridere al mio bambino interiore, sempre nella nostra tenuta da grigliata. Intanto mentre carica leggiamo il messaggio della sbrodolina. Ho il telefono quasi scarico, per cui è meglio che lo metto in carica se vogliamo continuare questa live. Cosa dite ragazzi, eh? Ma magari si è staccato. Sì, sono in mutande, amici. Allora, carica batterie. Qua c'erano delle arance. Allora, dai, su. Non badate alle mie cosce nude. Quando sei in live di solito? Ah sì, allora prima forse o a, ti eri scollegato, oppure a scosato male. Ti lascio sottofondo mentre gioco? Ma sì, ma anch'io faccio così di solito con le live degli altri. Metti sottofondo mentre faccio altro. Allora, da lunedì, quindi dalle prossime live ormai, sarò in live il lunedì con Pokémon, il lunedì e il mercoledì con Pokémon Nero dalle ore 18 alle ore 20. Poi comunque metterò un bel, cioè se mi segui su Instagram lo dirò ogni volta, se ti iscrivi al canale Telegram ti arriverà la notifica, ma comunque metterò, spammerò bene ovunque la programmazione. Mutande, sì, c'è troppo caldo, infatti ho il ventilatore qua, però è tipo a 1, per cui ecco. E ok, quindi lunedì e mercoledì Pokémon Nero dalle ore 18 alle ore 20, un paio d'ore, poi vabbè si sfora sempre un pochino, e il martedì e il giovedì con Zelda alle ore, dalle ore 20 alle ore 22. Muori. E poi vabbè, dicevo prima, il venerdì butto fuori cover. Quanto sono bravo e bello e simpatico il bug. Sì, tantissimo Pietro, tantissimo. Butto fuori una cover musicale perché sono un cantante. E su Instagram, TV e YouTube. Poi vabbè, insomma, novità che ci saranno. Se ti va, puoi iscriverti al canale Telegram, trovi tutto nella descrizione. Se no, tanto famo ovunque. Dovrei cominciare a usare di più Twitter. Qualcuno di voi lo usa? Io no. Però so che va molto tra i gamer, tra chi fa Twitch, queste robe qua. Super attacco più 9, ma lo voglio subito, amico. Questo lo buttiamo via, l'arco della concentrazione, lo buttiamo perché non ci serve più a niente. Figa. Arco da cavaliere. Allora. Ah, qua scoppia tutto però se vogliamo. Perfetto. Cazzo, utile. Ah, forse ho capito. Oh yes, yeseroni mestoloni. Ma perché, raga, mi fate sapere se ogni tanto capita qualche freeze strano. Cioè scrivetemi tipo mutande, no, scrivetemi Paolo in chat e io capirò che c'è stato un freeze. Perché ogni tanto mi fate, diamo il benvenuto alla chat room, ma io non sono mai uscito. Cioè, boh. Vai. Ok, lo avviciniamo. Oh! Ah, non lo prende più a calci, è sfigato. Opale! 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 Facciamo una cosa interessante. Niente, peccato. E abbiamo finito anche questo sacrario. Più o meno. Sì, dai, ce l'abbiamo fatta.
Bella lì, bella lì, bella lì. Comunque sì, ecco, farò una bellissima grafichetta da mettere offline. Tipo, già me la immaginavo. Tipo io al centro con una lavagnetta con scritto offline da mettere qua su Twitch, dico. E tipo diviso in strisce, in sette strisce in cui sono ogni striscia tipo lunedì Pokémon nero e l'orario, martedì Zelda, Twitch, orario e così via. È una cosa molto carina, ecco, ovviamente devo trovare il tempo di farla, ma appunto penso che questo weekend lo farò. E ecco, poi ogni tanto ci scappa la live extra così a caso su giochi stupidi tipo Crash. Stupidi, belli, ma io non sono capace, quindi vengono fuori delle boiate incredibili. C'è il video, c'è la clip dove... Sì, l'ultima volta, sabato scorso, ho fatto 50 minuti così perché mi girava. Ho fatto 23 game over, 24 ore della fine. E zero livelli! Sono fortissimo. Now it's time to cavalcare a Mucca. Mucca! Non si può. Che palle. Oh sì, è vero. Quindi ecco, se ti va, attiva le notifiche qua su Twitch, così quando siamo in live. Oh, wow, andiamo a vedere, cioè, quando capitano quelle più che altro, quelle strane, quelle a caso, quelle che boh. Allora, vendo, ti vendo tutto ciò che ho, anche mia madre se vuoi. Un saluto a mia mamma. Sì. E poi gli 8 opali. Wow! Ciao. Lui chi è? Vabbè, dorme, poi li lasciamo dormire. Andiamo alla prossima torre, che è... Ah, chiamiamo l'eroe. Abbiamo bisogno del nostro eroe, del nostro salvatore. Abbiamo bisogno del nostro cavallo Pisellino. Pisellino! Oh yes. Sì, stai zitto, sì. Andiamo Pisellino. C'è una torre che ci aspetta. Che strada è meglio fare? Vediamo, vediamo, dove cazzo è? Andiamo. Don't be a Pisellino. Ah sì? Ah sì? Qua mi faccio male anch'io. Infatti, visto. E ho fatto male anche a Pisellino, no! Pisellino! Pisellino! Non morire, Pisellino! Non morire! Io non ho capito un cazzo di come funziona la vita, vero? Continuo con queste frecce esplosive. No, ah, non è Pisellino quello, chi se ne fotte lui. Dove siete, mostri? Pisellino! Ah, è là in cima, che bello. Che ridere. E Epona non c'è, o meglio, c'è, perché... Allora, ti spiego, praticamente, in questo gioco, Link si sveglia senza memoria dopo 100 anni. Dai fatti. Tra l'altro non sembra essere collegato ad altri giochi, non si capisce molto bene. Tu devi morire. E quindi Epona fondamentalmente non c'è. In realtà c'è con l'amiibo che io non ho, perché chiaramente non ce l'ho l'amiibo. E la puoi evocare con questo amiibo. Qua invece ti devi arrangiare con quello che trovi, esattamente come per le armi. E cosa volevo dire? E c'è sti cavalli di merda che devi domare. Però, da qualche... E quella è una quest secondaria che in realtà potremmo fare perché è interessante. E a parte che non sono come i cavalli di Skyrim, per cui mi gira il cazzo che non vanno giù dalle montagne. Tipo, vabbè, andiamoci. Ciao, grazie del servizio che mi hai offerto. Ma, dicevo, potremmo... una quest che potremmo fare è quella per prendere, diciamo, il cavallo... Uno dei cavalli più forti del gioco. Ciao, Pisellini. Ciao Pise. E cioè, ma il booty di Zelda dov'è? Vedrai. Adesso man mano che recuperiamo i vari ricordi, lo vedrai.
E ah no, lì è ancora vivo quell'amico Fritz. Dai, non mi sparare le frecce, brutto. Dicevo, c'è questa quest con il cavallo che è il discendente del cavallo di Zelda. No, il mio drago scudo Boblin no, però. Utilissimo. Che è tipo uno dei cavalli più forti che trovi nel gioco. Di conseguenza quella io la farei, perché è strautile. Sì, non c'è il comunque. Dai, vieni qua. Bro. E fottiti anche. Ok? Non fotti con la gang. Hai capito? Non si fotte, fra. Già le 10, wow. Come vola il tempo quando non cade la connessione. Porti anche Skyrim. Allora, non credo che lo porterò per il semplice fatto che l'ho giocato tantissime troppe volte. Mi stuferei. Però pensavo, quando finirò uno tra Pokémon o Zelda. Oh no! Ciao! Di portare Dark Souls. Quello sì. Perché non ci ho mai giocato e di conseguenza sarebbe simpatico giocarci. Sì, adesso i banditi del clan degli Higa verranno a cercarci. E ogni tanto, quando ci avventureremo in posti strani, ci troveranno. Proveranno ad ammazzarci, non ci riusciranno e quindi... E quindi niente, fondamentalmente non ce la faranno, perché li ammazzeremo prima noi. Ok. Allora... No, allora, mi piacerebbe portare Skyrim in realtà, però veramente io ho paura di stufarmi, perché... Cioè non... Anche Zelda l'avevo già giocato, però l'ho giocato una volta. Skyrim l'ho giocato troppe volte per portarlo in streaming. Cioè... Dopo un po' mi diventa noioso, ragazzi. Cioè non voglio stufarmi in live. Piuttosto voglio fare qualcosa che non ho mai fatto, tipo appunto Dark Souls. Dark Souls? Oh, non parlarmene di quel gioco, perché? Cioè ti fa schifo o ci hai sudato mille camicie? Ancora! Ma basta! Dovete crepare tutti voi bastardi, capito? Eh? Dovete stare zitti, dovete morire. Se non morite, vi uccido io. Non c'è problema. Avete capito? Salamina è riapparsa. Grande Salamina. Sempre nel cuore. Zitto tu! Ma che cazzo vuoi? Ma io ti spacco. Pecorella. Carlina. Annina la Carlina. Ho fatto la doccia, sai. Ah già, è vero, non mi ricordavo già più. Bro. No, bro. No, bro. Yes, preso nel culo. Bro. Bro. No, ho mancato. Ti ho mancato, che peccato. No, ci facciamo malissimo, cambiamo arco prima di subito, cioè prece prima di subito. Oh no, oh no, oh no! Pegoro, ma tu? Chissà cosa mangerò dopo, sto picchiando un'ala di pipistrello morto. Ho una fame, non potete capire quanto fa... Ecco, un lato positivo anche di fare le live col part time è che avrò... Mangerò prima delle live. No, 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 come gioco mi piace solo che faccio altamente schifo. Vabbè, ma allora non ti preoccupare, nel senso... In realtà anch'io faccio schifo a Zelda, cioè sono morto 51 volte, ok? È normale fare schifo, l'importante è fare schifo ogni giorno di meno. Cheat, Marco Merrino. Appunto, come ti dicevo... Sono andato in live, potenzialmente visibile da chiunque, facendo Crash, in cui faccio cagare, non ci gioco mai... Ho fatto 24 game over di fila senza fare un livello. Ok, era un livello difficile, per carità, però... Avrai tempo di mangiare la pizza pineapple and bacon? Beh, una sera sì. Ecco, settimana prossima tu, quando sei libera, Anna, che ci troviamo per quella roba là. E ovviamente sto parlando di sesso. No, non è vero. Che schifo la figa.
Cheat. La figa non si evolve. Cheat. Oh, Fra, ma giocate a Pokémon Go, ma pensate alla figa. La figa non si evolve, ok? Fiocco, incredibile. Bene, abbiamo fatto anche quest'area. Ottimo. Troviamo di trovare lo stallaggio di questa zona, così saremo comodi a fare tutto. E poi andiamo a fare... Abbiamo ancora, direi, 20 minuti circa. Dov'è lo stallaggio qua? Era qua in giro da qualche parte. Guarda che cretini quelli là. Cretini. No, beh, era tutta una storia. Tipo le pagine, che schifo il sesso, quelle robe lì. Giovedì 25. Che ero live dalle 20 alle 22. Non riesci lunedì o mercoledì? Non sarebbe male lunedì o mercoledì. Era per... visto che devo attarmi alle 5 e mezza. Oppure martedì 30. Ma perché quando ho le live che finisco alle 22? Lunedì, mercoledì o venerdì? Ma se no in realtà ci troviamo prima. Mercoledì 31. E ascolta, se fosse il pomeriggio invece... cosa ne dici? Ah sì, ho finito i cosi. Vediamo se troviamo lo stallaggio nel frattempo. No, qua c'è il mare. Mare, 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 quanta voglia di sudare. Viva la figa. No, ok, vabbè. Fotto un cazzo lo stallaggio. Vediamo, beh, se lo troviamo girando. Allora, vediamo se mi ricordo dove era. Sarà qua da qualche parte sulla strada, vediamo. Non c'è niente che ci aiuti a identificarlo, vero? Ma quello è il cavallo. Ah, ok, dobbiamo cercare una cosa così sulla mappa e lo troveremo subito. Un cerchio. Credo, magari gli altri non sono così, proviamo a controllare. Fail. Infatti! Però secondo me... ah, era vicino al ponte! Sì, è qua vicino. Sì. Sì, sì, sì. Ok. È vicino al ponte. Lavoro io, porca vacca. Come vesto domani? Boh, non lo so, dimmelo tu. Ma lavori il pomeriggio sempre? Perché sennò mercoledì 31 per forza. A meno che non sia un venerdì. Eh sì. Un bacio a te. Ah, oh, è il nostro amico, quindi siamo sulla strada giusta. Sì, c'è anche il sacrario che fa... c'è il wine shop. Che coglioni. Che palle. Oh, c'è il drago, c'è il drago! C'è il drago! Guardatelo. È così maestoso. Oh, che carino. Dai zitto tu, coglione. Oh, è andato via. Vabbè. Perfetto. Sì, questo è il punto per farmare il drago. Le scaglie di drago e i pezzi di culo di drago. E me li presti 2 chili di culo e quelle robe lì. Perfetto, abbiamo trovato lo stallaggio. Adesso dobbiamo trovare il sacrario corrispondente che... basta seguire, in realtà non è qua dentro, immagino, quindi sarà oltre. Sob. Sciorbole. Allora. Ok. Ho sbagliato mira, sono un coglione. Bene. E vivone! Il lunedì non puoi, lunedì sera, giusto? Comprato un pigiama con i limoni. Sei fissata questi cazzo di limoni, Ma cosa succede qua? C'è il vento. Dai. E dicevo, allora, ricapitoliamo. Lunedì pomeriggio o sera mi dicevi di no. E martedì sera
No, perché il giorno dopo tutte colazioni. Ok. Beh, ma in caso era da far sul presto, vero? Cioè, nel senso che comunque anch'io mi alzo alle 5 e mezza. Per cui, ecco. Comunque va bene. E martedì sera o prima delle 8, quindi alle 6 o alle 7 o il pomeriggio. E ma dicevi di no. La sera dopo le 8 no, assolutamente. E quindi lì sarebbe il pomeriggio. Mercoledì uguale a lunedì per me. Devo organizzarmi un attimo. Allora, mercoledì io ho la live dalle 18 alle 20. Per cui no problem in realtà. Cioè, ho il pomeriggio prima delle 18. Considera che io c'ho la cosa per il massimo, se mi va male alle 2. Spada da cavaliere, questa è utile. Mettiamo via qualcosa. Tipo questa. Se no anche dopo le 8 giovedì pomeriggio. E il venerdì quando vuoi. Se no il weekend, dicevamo, ci organizziamo volentieri. Se no questa è domenica. Domenica al momento non ho nulla da fare. Ora dobbiamo salire qua sopra. Il problema è che secondo me proviamo. Infatti succede sta cosa qua. Come cazzo facciamo? Cristo santo. Servirebbe un peso. E dubito che lo troveremo qua. Pensa qua, chi pensa. Pensa. Ah, qui io li ho sfatti tutti i sacrali, quindi per forza di cose. Ah. Oh yes. Lo dovrei ricordare. Devi prendere quello che... infatti. Era l'unico peso disponibile, per cui direi di sì. Spero che vedete, io l'ho già fatto tutto questo gioco, però molte cose non me le ricordano, memoria di merda su certe robe. Altre cose, tranquillissimo. E questo lo... Se uso però lo strumento sbagliato, chiaramente, non facciamo un cazzo. Poi se non sono capace di giocare, chiaramente, non facciamo un cazzo. No! No! Perfetto. Yes! Grazie lanciata, comunque. Ma raccontami, ma come mai Aranciata? Da dove viene questo nickname molto... È figo Aranciata. Ce n'è un altro. Come ce n'è un altro? No bro, ce n'è un altro. No, non posso lasciarlo qua. Devo rientrare adesso. Devo rientrare. Anche Red Tom. Perché Red Tom? Io sono stracurioso di sapere i nickname. Perché i nickname? È una canzone di Rumatera. Vabbè, pazzesco. Segui, cioè, ascolti Rumatera. Io, allora, ti dico, non sono non li ho mai ascoltati più di tanto, più che altro. Però qualcosina conosco anch'io. Pazzesco. Quindi immagino tu sia veneto, comunque. Adesso no, no, sono siciliano. Ma come? HD. Adesso no, devo trovare l'altro bidone della spazzatura. Siamo qua come sempre, festa in compagnia. Ciuma ciup, sei Rumatera, siamo già una garanzia. Io non lo parlo bene il dialetto, purtroppo. Aspetta che si ricarichi. Ricaricamelo. Beh, facciamo così, guarda. Dopo me la vado a sentire allora, Aranciata. Perché Tom è il mio nome, Thomas, e perché Red è il mio cognome. Ah. Ci sta. Giustamente. Ha senso. Non come me che mi chiamo Pachi perché... Pachi. La gente mi chiama Pachi. Il mio cognome è Pachera, per cui... Ah, che sia là sopra. C'è
Facciamo una cosa, volevo provare a fare una cosa. Dura tipo 2 minuti, dopo me la sento, dai. Facciamo una cosa. Forse era meglio metterla di là. Però vabbè, voglio fare un... è un esperimento quello che voglio fare. Vedi che sono stronzo? Lo vedi? Signor Magi? Allora. Infatti volevo provare proprio se così funziona. Signor Magi? Vediamo se funziona. Secondo me no. Ci ha fatto troppo poco. Nice. Dove devo farmi catapultare? Cioè, dov'è la scatola? Non mi ricordo più. Forse non l'ho neanche mai vista a sto punto. Che è una possibilità molto plausibile. Beh, questo lo portiamo su di qua. Questo facciamo così. Cioè, è là sopra da qualche parte? Oppure è più avanti? Oh. Lusac. Ah, eccolo là. Perfetto. Mi piace che mi rispondi proprio mentre lo scopo. Cioè, è un tempismo incredibile. Ma se io faccio tipo una roba del genere... E baro, come al solito. No, non viene giù. Dai, vieni giù, bro. Bro. Dai. Che palle. Allora, immagino che... Allora, teniamolo. Facciamo così. Ho un piano. Allora. Ok. Adesso muoio. Vediamo cosa succede. No! Ah, forse devo picchiare lì. Madonna, ma sono incretinito stasera comunque. Ok. In teoria dovrebbe andare. Come cazzo si fa? Lo fai cadere di là. Io volevo fare le cose complicate, no? No! Ok, troppo poco. Soy un poco loco. Failissimo. Giustamente non c'era altro modo per farlo. Vediamo se così me lo prende. Però devo andare più indietro probabilmente. Ok. Così. E così. E così. Perfect. Vai, vai, vai! Mi girano le palle, però, quando c'è questa roba qua. Devo stare un po' più avanti, forse. Però, sto più avanti. No, infatti, guarda, questo giro era palese. Se l'ho fatto per sbaglio. Con il coso metti a metà. Ah, ok, ok. Sì, mi metto più avanti, giustamente, ci sta. No, ragazzi, sono fuso. È stata una settimana veramente pesante. Non ce la posso fare. Sali o no? Cioè, vedete? Faccio ste boiate. Un cretino. Veramente un cretino. Qua dovrebbe andare. Troppo in basso, ovviamente.
perché sono stronzo. Mamma mia, che stanchezza. Ok. Ok. Dove... Ok, dovremmo esserci. Ma forse così. No, 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 dai, per un... per pochissimo. Ma non posso tipo mettere un sacco di robe incendiabili e bruciare tutto? Potrebbe essere un'idea. Vedete? Lo vedete sì o no? Ora? Visto no? Mamma, minchia che botta. Visto no? Posso farcela? Vola! Non vola! Ragazzi, ma sono stronzo. E questo è il mio difetto quando gioco a certi videogiochi. Mi impunto sulle troiate. Cazzo, però devo andare di là. Cioè, in teoria, se io riesco a... Allora, vediamo un po'. Cioè, dovrei riuscire. No, non, ok, no, non era. Ero giusto prima, in realtà. Passiamo gli ultimi 10 minuti così. Non mi posso arrendere adesso. Non mi posso arrendere. È una questione di principio ormai. Ha droppato per caso? Ho visto una riconnessione alla chat molto molesta. Perché mi sono mosso? Io non ho capito perché mi sono mosso, ragazzi. No, 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 adesso devo farcela per il bene del mondo. Proviamo così. Olè! Sbagliavo io. Sbagliavo a metterlo, a posizionarlo. Comunque... Beh, nucleo ancestrale, perfetto, ottimo. Strautile, fra. Adesso cadrò. Perfetto, ottimo. Sono un coglione. Io non so se me lo tenga. Ah, l'importante è che anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Sembrava impossibile. Non si esce da qua, immagino. Sì, perfetto. Ecco, vedete, è il mio difetto. Io mi impunto a fare le stesse robe quando sono palesemente sbagliato. Non mi fermo, specialmente quando sono così stanco, non mi fermo a pensare. E niente, faccio ste troiate qua. Comunque, mancano 5 minuti. Alla fine siamo riusciti a fare tutte e due le ore senza poi così tanti problemi. Io raggiungerei... Ah, quella torre lì è difficilissima. Io andrei qui e comincerei ad avvicinarmi. Ma sappiate che la cominceremo la prossima volta, perché questa è veramente tosta. Sì, per chi non l'avesse mai fatta, sappiate che è pieno di guardiani. No, ha droppato di nuovo. Non dirmi che ha droppato di nuovo. Adesso non so, mi continuo a dire. Ok, questo mouse bluetooth fa cagare. Ok, ok, ci siamo. Cercherò di capire come mai Faster non funziona più. Allora, eccola là. Per arrivare là sopra dovremo affrontare tipo un sacco di guardiani. Ma non due, non tre, un sacco. Ma non quattro, almeno cinque. Allora, noi ci avviciniamo quatti quatti, piano piano. Allora, quella colonna spezzata mi sa tanto da posto dove nascondere qualcosa. Per cui, avviciniamoci! Comunque, sai che la signora va a dire in giro che è una contessa? E lo è davvero o no? Anch'io sono Lord di Sealand.
Ho comprato il titolo nobiliare. Avevo 30 euro da buttare, infatti. No, ah, vabbè, perfetto. Ma è scema quella donna, è veramente cretina. Già che si fa chiamare per forza signora da te. Cosa c'è? Oh, that's very interesting. Sparisci! Stai scherzando? State pigliando per il culo! No, ovviamente non si può spostare. Ma dove cazzo vai? Madonna, che brutti sti posti strettissimi. Lì c'è un sasso. Secondo me c'è un Korog nascosto sotto. Facciamo così. No! Meno male. Dopo 4 anni. Signora, c'è un uomo per lei. Un chi? Un uomo. Un'altra. Cazzo! È volato via almeno quel coso là. Non c'è niente da fare, sono un idiota. Sono stupido, ma capì? Ehi, quella va così quando è andata a morire. Ciao, sono stupido. È ancora qua, ma stai scherzando? Ma porco cane. Ok, però si sta spostando piano piano. Allora, riproviamo. Però questa volta facciamolo con più violenza. Ok. Arrivederci. Chiaro. Esperma. Muori. Ok, adesso dovremmo anche arrivare senza alcuna difficoltà, a parte qualcuna, sul ponte. Sul ponte Joel. No, perché abbiamo finito giustamente le cose. Che cazzo facciamo? Riusciamo ad arrampicarci? Che sono? 10:28. Vabbè, proviamo ad arrampicarci qua sopra, vediamo se raggiungiamo un posto al sole. Oppure un posto alla luna. Posto dove riposare le nostre stanche. Lì sopra direi che dovremmo farcela. Con la nostra bandana da grigliate non dobbiamo temere nulla, signore e signori. Miracle Blade 3. Potrei rompere anche questo pezzo di marmo. Sono curioso di sapere quanti giga mi sono rimasti dopo. Potremmo guardare in diretta. Ok, vediamo se riusciamo ad arrivare sul ponte. Perfetto, ha droppato. No, dai, insomma, si è solo sconnesso la chat in qualche, per qualche motivo. Ok, ok, dovremmo farcela. Con questo alpinismo simulator. Best game. Game of the year 2019. No, ok, di qua non ci si passa. Perfetto, ottimo, così. Allora, facciamo così. Ok. Ah, ma c'è ancora, Pietro, che bello. Allora, prima non concluderò questa live senza prima arrivare in cima al ponte. Quindi, passando da qua, probabilmente. Vediamo, dovremmo farcela. No, non ce la facciamo. Che palle, dai! Ma porco il demonio. Passiamo da qua. Devo arrivare in cima. Non finisco. Non vado a letto. Tanto domani è venerdì. Cazzo me ne frega. Cioè non è sabato, non sono a casa. Però comunque poi sabato dormo. Tipo fino alla morte. Spacco il letto. Cheat. Dai, un punto dove riposarmi? Io ci sarò per sempre, grande. Grande, grandissimo, grande. Tosto, 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 tosto. E come... ansima.
Dai, basta, fermati, bro. Bro, fermati. Ok. Questo anche io, ragazzi. Io ho sonnino. Ma adesso arrivo, guarda, arrivo là sopra e finiamo. Beh, sono contento di fare dalle 8 alle 10 d'ora in poi. Due palle. Cosa due palle? Io ne ho tre di palle, io. Rivelazioni! Dai, su. Vai. Muoviti. Ho appena trovato un Corphish Shiny. Ma tu cosa sei? Mr. Shiny? Mr. Brillante? Non voglio lavorare, guarda. Nemmeno io. Ma poi chi ce lo paga? Chi ce la paga la pizza? Ananas bacon. Perfetto. Siamo sul ponte. Vediamo se c'è qualche minaccia in giro. Mettigli un petardo nel culo a chi? Come siamo volgari. Ci sono minacce in giro. Guardate che belli alberelli che ci sono qua. Sta girando da solo. Paga il borgo. Ah, ok, perfetto. Allora, ci mettiamo in un punto. Ecco. Ce ne sono già due lì, come potete vedere. E sono volanti, quindi pure stronzi. Minchia che botta! Devo lanciarci della... Non avremmo fatto prima. Ho un box con i piedi shiny. Ma sei Mr. Brillante, davvero? Se non sto creando le vicinanze, dove? Ah, è là. Credo. Cos'è quel posto? Ah, è lo stallaggio di questa zona qua, giustamente. Perfetto, allora lo spippoliamo anche questo. Ottimo. Allora, prossima live ci aspetta questa cosa. Ecco, sarà ancora più difficile. Sarà una delle cose più difficili che io farò in queste live. Perché e qua si morirà veramente tante volte, eh? Non pensate. Quindi direi di concludere. Anzi, prendiamo prima questo, sennò poi la prossima volta mi dimentico. Visto che l'ho visto. Visto che l'ho visto. C'era un altro lì. Ok, chiudiamola qua. Bene, signori, grazie per essere rimasti. Grazie a chi ha sfollowato, quindi Red Tom. E beh, che dire, ci sono dei piccoli problemi tecnici che adesso vedrò di risolvere, però ce l'abbiamo fatta. Anzi, vediamo in diretta. Uno, c'ho il telefono là, arrivo subito. Quanti giga sono stati utilizzati per fare questa live? Cioè, quanti giga mi sono rimasti, più che altro, perché non ho guardato quanti ne avessi prima. Sempre con le mutandine. Allora, vediamo. Beh, che dire, follettini e follettine. Dov'è? Meno male che ho 50 giga sul serio, ragazzi. È bollente questo telefono. Vediamo cosa mi dice. Allora, io da inizio mese, cioè quindi 10 giorni fa, si è rinnovato 10 giorni fa, ho usato 13 giga in tutto. Fatta. Mutande per 2. Se vuoi facciamo per 3. Grazie mille a tutti di essere rimasti. Vi ricordo che se volete sostenere il canale potete fare la sub, donare, buttare bizzini, fare quello che volete, buttate i vostri soldi. Se fate la sub vi consiglio ovviamente di farla con Amazon Prime, perché è gratis. E vi basterà collegare il vostro account Amazon Prime e bla bla bla. Detto questo, ci vediamo lunedì con la prima live di Pokémon Nero. Sono veramente contento che sia. Faccio vedere uno spoiler della grafica. Ah, guardate che bella che è. Perfetto. Quindi ci vediamo. Ah sì, fermi tutti, fermi tutti. Raidiamo qualcuno? Facciamo un raid a qualcuno. Gli schiamiamo tipo Paolo Mutande, boh, non lo so. Chi c'è in live? C'è Sidonia, just chatting. Vediamo cosa sta dicendo. Vediamo cosa fa. Quattro chiacchiere tra amici e amicissimi. Allora, facciamo un raid a Sidonia, cosa dite? E scriviamo Paolo. Scriviamogli Paolo.
maiuscolo. No, non so, però magari il maiuscolo, poi non so le regole del bot. Allora, Lorentino, appari. Così. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Raid Saidogna. Cosa succede adesso? Apparirà, al posto di questa live, apparirà la, raid, la live di Saidonia. E in chat dovrete scrivere Paolo. Ok? Metti la crema sui piedi che li hai tutti secchi. Ma cosa ne sai? Ma stai zitta. Lorentino, ci sei sì o no? Appari, dai. Bene, dai, chi se ne frega. Pronti? Mi raccomando, Paolo. 1, 2, 3, vediamo cosa succede. Ok, ah ok, a 38 secondi, 5 spettatori. Scrivete Paolo in chat a Saidonia, mi raccomando. 2, 1. Perfetto, abbiamo chiuso il live. Ciao.